È incredibile quello che ha fatto di recente un passeggero americano. Pensate che si è masturbato per circa 4 volte davanti ad una donna in un volo che appunto c'è stato, un volo della Southwest Airlines che parte da Seattle e arriva a Phoenix, sempre negli Stati Uniti d'America. L'uomo in pratica si sarebbe tirato giù i pantaloni e avrebbe iniziato a toccarsi pochi istanti dopo il decollo dell'aereo per poi addormentarsi. Un comportamento anomalo segnalato da parte della donna che stava accanto a lui. La donna ha informato l'equipaggio mostrando la foto che aveva scattato con il telefono, mentre l'uomo era intento a masturbarsi, tranquillo e sereno come se nulla fosse. Poi è stato subito spostato in un altro posto per tutto il resto del viaggio. Dopo l'atterraggio a Phoenix, la testimone ha fatto sapere ai funzionari dell'FBI che il passeggero si era segato almeno 4 volte circa nella prima ora di volo, nei primi 60 minuti circa, accuse che poi sarebbero state confermate dal protagonista degli atti osceni, in un luogo pubblico perché l'aereo comunque è frequentato da tante persone. Un comportamento irrispettoso, cattivo, ma l'uomo si è giustificato dicendo: "Ho chiesto il permesso prima del decollo per potermi segare". Insomma, sembra una barzelletta, ma effettivamente parlando non è una barzelletta, è tutto vero, è tutto reale, è tutto autentico. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, cari utenti di YouTube. Iscrivetevi, commentate. Da Leandro è tutto, narratore italiano, ciao!